chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Ivan Aloisio, l'odore della paura e del panico, quell'odore è qui come è qui l'aria, ma Agamennone non ne ha conoscenza, non ne ha consapevolezza di quell'odore. Nella nostra rappresentazione, in questo Agamennone, questa consapevolezza c'è e diciamo che viene umanizzato Agamennone in questa rappresentazione, da questo punto di vista. Tutti i personaggi vengono umanizzati e si cerca di far vedere anche, almeno questo è stato l'intento anche della regia, del nostro regista Roberto Andò, di far vedere il conflitto interno che ha Agamennone tra la ragione di Stato e la ragione emotiva, perché comunque è un uomo che si trova, è un capo di Stato che si trova a dover scegliere tra la sopravvivenza di una figlia o l'andare in guerra e obbedire alla legge degli dèi che gli chiedono di sacrificare una figlia per cambiare il vento. Quindi tutte queste cose, tutte queste paure, tutte queste sottigliezze lui le capta, però pur dilaniato decide di optare, come ci dice anche la tragedia greca, e su questo siamo, diciamo, aderenti, per l'uccisione e quindi per la ragione di Stato.